Ascoltami, non possiamo farci fregare così. Ti fai abbindolare dal fatto che stava piangendo la volta scorsa. Sì, l'hai invitato tu. Sei stato tu. Non è vero, non l'ho invitato io. E allora non l'avrei mai voluto. Se no facciamo brutta figura. Tanto l'abbiamo già fatta brutta figura. Gli abbiamo dato il tè in quella tua tazzina tutta sporca. Non lavi mai i piatti, Anna. Scusi, signor Giuberto. Ero un attimo andato in bagno e Anna mi teneva la porta perché abbiamo la porta del bagno rotta. Sì, sì. La porta rotta. Non funziona niente, lo so. Anche le tazzine. Le tazzine, uno schifo. E gliel'ho sempre detto. Ad Anna, pulisci le tazzine dopo che io le uso per giocare con la terra in giardino. È arrivata la torta. La torta, signor Giuberto. Ah, com'è appetitosa e gustosa. L'abbiamo preparata con la terra del giardino. No, ma scherzo, signor Giuberto. È una battuta, Giubertone. Mamma mia. E così finalmente siamo faccia a faccia. Come va? Come la va? Allora, la volta scorsa l'abbiamo vista là un po' triste, ci sembrava che ci fosse qualcosa che non va. Vuole per caso parlarne, ha bisogno di sfogarsi, non lo so, noi siamo qui per lei in fondo, non abbiamo avuto i migliori siamo dei rapporti fino ad ora, però siamo sempre vicini di casa, come dice Anna, no? Oh, mi fa piacere che me lo chiediate. Buono il tè comunque, non si sente per niente il sapore della terra. L'altro giorno mi avete visto in lacrime perché, non vorrei dirvelo ma... stavo ripensando a quando hanno ucciso il mio paparino, il mio scienziato creatore, colui che ha creduto in me e mi ha messo insieme dalla prima versione fino all'ultima. Che giornata triste quella. Ancora a volte ci ripenso. Oh, che storia triste. Oh, hai sentito, Anna? Povero signor Giuberto. Oh, non me lo sarei mai aspettato. Allora ecco perché al cimitero abbiamo trovato la tomba di tutti gli scienziati. Scusi, non voglio girare il coltello nella piaga, però è la verità. Hai capito? Oh. Noi pensava, guardi, le devo anche chiedere scusa, signor Giuberto, perché per tutto questo tempo io ho pensato che lei fosse un mostro senza cuore. Glielo dico perché alla fine bisogna essere sinceri davanti a una buona tazza di tè. Non si possono dire bugie, anche se... Anna, c'è un botto di terra nella tazza del signor Giuberto, comunque. Vabbè, ma non si preoccupi, magari a lui piace. Ci dispiace che lei abbia avuto questo passato e ci dispiace tanto di averla mal giudicata, in fondo. Non dovevamo. Oh, sì, avete capito proprio bene. Hanno ucciso il mio paparino. Sono stati gli altri scienziati perché pensavano che lui fosse impazzito solo perché aveva dato vita ad una macchina come me. Ma guardi, noi non sapevamo niente di tutta questa storia, altrimenti non ci saremmo neanche permessi di entrare in casa sua, vero Anna? L'abbiamo fatto per investigare, pensavamo che ci fosse qualche problema, se no non ci saremmo mai. Ma secondo lei io ho la faccia di uno che va a infilarsi nella casa degli altri e a rubare le cose e a toccare i cassetti degli altri, a cercare nel computer, ficcare il naso nei file? Effettivamente un po' lo farei, comunque va bene. Beh, io non lo farei. Anna, l'ho mai fatto col tuo computer? Sì. Ah, sono un ficcanaso. Però le chiedo comunque scusa, signor Giuberto. Però adesso, in fondo, tutto è bene quel che finisce bene, come si suol dire, no? Mi sembra strano quasi dirlo, ma in fondo adesso possiamo dire di essere quasi amici. Siamo così tanto tempo che ci conosciamo. Ormai le abbiamo spiato tutti i suoi segreti. Praticamente sappiamo ogni cosa di lei. Sappiamo più cose di lei di quante lei ne sa del mettere trappole in giro. E lei è un birbante quando si tratta di mettere trappole in giro, eh? Oh, ma certo. In fondo capisco quello che avete fatto. Eravate solo curiosi. L'avrei fatto anch'io, forse, se fossi stato al vostro posto. Beh, ovviamente, vi capisco e vi perdono. A questo punto, davanti a una buona tazza di tè, non si può che perdonare. Dai, ma in fondo ha solo cercato di ucciderci quelle 4-5 volte, Anna, no? Dai, ma era giustificato. Sì, effettivamente, noi avevamo rubato di tutto. Guarda come mi sono infilato nella giara del miele, guarda. Dopo essere infilato nella sua tazza del tè. Guarda, sembra un'ape gigante dentro l'alveare del miele. Ah, signor Giuberto, ma questo però significa che da adesso in poi, magari se vogliamo farle visita, possiamo venire. Se la sta gustando quella torta, è buona, eh? Ci ho messo dentro un ingrediente segreto, la cannella di Lion VGF. È buonissima. Non è cannella, in realtà è l'erba che trovo nel giardino. Però spero che se la sia gustata lo stesso.
E in ogni caso possiamo venire a casa sua se abbiamo magari da chiederle la ricetta del suo buonissimo stufato di talpe morte. È quello buono, eh. Oppure i tortini alla mela. Sì, quegli schifosi involtini alla mela, che proprio erano orribili, Anna, dai. Erano veramente cattivi. Ma lui lo sa che erano schifosi, vero, signor Giubè? Potete venire a casa mia, certo. L'unica cosa è che non dovete mai avvicinarvi alla roccia che tengo nel giardino. Potete andare dappertutto, ma non in quel luogo. Giammai dovete arrivare anche solo vicino a quella roccia. Roccia che sta in giardino, neanche l'avevo mai notata. Già, io neanche. Ma una roccia in giardino? Vabbè, comunque no. Ma si figuri, se lei ci dice di non toccarla, costi quel che costi, glielo giuro, no, sulla banana split di Anna, non la toccheremo, Gianmario. Ma neanche se venisse un goblin a dirci: oh, andate a toccare la roccia del signor Giuberto, noi non gliela toccheremo mai. Perché io sono un uomo di parola, signor Giuberto. Lei lo sa, su quei baffi poderosi che lei porta, io gli giuro, potesse cascare il mondo e scendessero dal cielo i peggiori squali, pesce cani, robot, io non toccherò mai la roccia in giardino. Giusto, Anna? Anche tu? Giusto. Perfetto. Giustissimo. Anna, avevo le dita incrociate. Quindi va bene. Sono molto contento di come è andata questa giornata. La torta l'abbiamo mangiata, il bagno nel miele l'ho fatto, mi rinforza la pelle, me la fa diventare liscia come il sedere di un bambino. E questa volta come potrei... Come vola il tempo amicizia, è proprio bello. Signor Giuberto, allora mi raccomando, guardi al futuro. Ci venga a trovare presto. Non pensi al passato, alle cose brutte del passato, le dimentichi sempre e guardi al meglio, perché domani è un giorno migliore. Adesso mi scusi, ma ho arrivato il momento di andare a dormire. Saluta Antonio e vado in bagno. Arrivederla. Ah, che bello il bagno. Anna, Anna. Sì, arrivo. Vieni. Salve, arrivederci. Quando vuole, vada via, non si mette a fretta. Mio Dio, speriamo che se ne vada bagno, in fretta. Corre in bagno, in bagno, dov'è il bagno? Andiamo, che c'è puzza qua dentro. È entrato Mario, mi sa che è venuto in visita prima. Puh, che odore, aspetta. Baf. Oh, un po' d'aria fresca. Odore di... Puff, una puzza. Mamma di puzzole mia. Putrefatte. Togli il bagno, che fa schifo. Questo qua l'ha rotto, è devastato questo bagno. Mario, non lo dobbiamo più invitare a casa nostra. Meglio il signor Giuberto. Hai sentito che cosa stava dicendo però? Eh? Hai ascoltato? Sì. Ha detto di non toccare la roccia in giardino. Ma tu... Noi non la toccheremo. Certo, perché siamo fessi, vero? Io già ci ho messo l'idea di toccarla, quella roccia. Ma non solo di toccarla. Ma glielo abbiamo giurato. Ma io gliela escavo. No, ma non perché? Ho giurato. Ma perché se lui ha detto di non toccarla, rifletti con quel tuo cervello da peonia. Se lui ha detto di non toccarla, significa che in realtà bisogna toccarla. Vuol dire che nasconde qualche segreto importantissimo. Controlliamo magari se è andato via. Magari ha salvato quel briciolo di privacy. Non ce n'è privacy, non esiste la privacy. Ascolta, andiamo a vedere se lui se n'è andato, d'accordo? Ok, è andato via, Vediamo un po' se ha lasciato qualche regalo. Non ha lasciato niente. Vedi che anche... Aiuto, mi sono seduto nella sua sedia, che schifo. Vedi che è anche allora? Cattivo. È anche perché? Cattivo. Perché secondo me lui in realtà non è quello che ti fa vedere. Lui adesso sembrava buono, no? Sembrava carino. Però in realtà secondo me lui nasconde qualcosa di più. Non può essere tutto qua. Un robot creato da uno scienziato e poi diventa cattivo solo perché lo scienziato muore. Sembra la storia di Frankenstein. Capito, ma dai. Secondo me c'è qualcosa di più. E comunque dobbiamo scoprire se c'è o no. Quindi stanotte si va a scoprire che cosa c'è nella roccia segreta. Vediamo, chiave della stanza, penso che questa possa servire. Luci di vicino, non lo voglio portare. In fondo, da un certo punto di vista mi sono affezionato a lui, non lo voglio uccidere. Serve un piccone. Piccone di diamante! Anna! Ma... Che c'è? Dove l'hai trovato? L'hai comprato? Ma quando abbiamo ingrandito casa, l'ho trovato sottoterra. L'hai comprato, sembrava Anna. Di terra. Di la verità, va bene, l'hai comprato su Amazon, vero? L'hai comprato? Sì. Quanto l'hai pagato? Sono affari tuoi. I miei soldi. Facciamo solamente che ora dovrai lavorare per il resto delle tue tre vite. Oh mio Dio, io lo sapevo. Non mi devo mai fidare di lasciarti l'account di Blocazon logato. Ma hai preso la roba dal frigo? Sì, la roba dal frigo. Che cosa hai comprato anche adesso nel frigo? Chico. Ostriche. Fai vedere, dov'è?
Ah, meno male, un po' di cibo. Ok, prendilo tu, io sto a posto, andiamo. Forza, sbrigati. Muoviti però, sbrigati prima che la notte passi. Andiamo, che voglio anche dormire dopo che ho un sogno interrotto. Prima stavo sognando di cantare e volare insieme a Gianni Morandi. Era bellissimo, era, sai. Una cosa spettacolare, un videoclip della Madonna abbiamo fatto. Però lo continuo stanotte, non ti preoccupare. Dopo che facciamo questa missione segreta che mi consiglia il sogno. Ah, finalmente eccoci di nuovo alla porta del signor Giuberto. Questa volta, siccome siamo troppo segreti per farci scoprire, passiamo da sotto, Anna. Vieni, seguimi, ok? Così. Opla. A me questa attenzione. Cosa non mi convince. Stai tranquilla, però. Fidati di me. Vieni, vieni, ok? Di qua. Passiamo qua nel suo lago finto. Già dal ma fatto che ha un lago finto. Ma quale persona potrebbe avere un lago finto? Se hai un lago, fallo vero. Non ci sono neanche pesci qua dentro. Ma è di vetro. Ma secondo te la roccia è questa? Eh sì che è questa, Anna, è questa. Guarda, guarda, mamma mia. Guarda qua, cosa c'è, per esempio. Per tutte le mani di Gianni Morandi, guarda. Una gigantesca simbolica della chiave. È la stessa, è la nostra. Sì. Guarda, è uguale. La chiave della stanza X è quella. Quindi questo può voler dire solo due cose, Anna. E sono sicuro che le hai capite anche tu in questo momento nel tuo cervello. Vuol dire che stanotte ricomincerò il sogno del volare. E anche che questa è la chiave giusta per entrare qua nella roccia. La spada nella roccia. Posso provare? Serve il piccone. Meno male che l'hai comprato, però la prossima volta magari compralo di pietra che costa 10 volte di meno. Mutuo per il piccone. Bello. Beh, bello, capite? Bello, però costa un sacco di soldi. Vabbè, apriamo. Oh, guarda! Oh! Mamma mia, lo sapevo! Qua c'è l'entrata della stanza X. Sommersa nella roccia. Il signor Giuberto le ha proprio pensate tutte. Malandrino! Veloce! Qui c'è anche la mucca Giuberta. Stai zitta, per carità! Che ti fai scoprire se parli così forte! Signor Giuberto! Le dica qualcosa, Anna! Ah, perché mi hai picchiato? Che ho fatto? Smettila di urlare! Hai ragione, scusa, è che mi ha preso un attimo l'imbecillità! La stanza X del signor Giuberto. Ok, ha funzionato. Entriamo. Ma Anna? Dove cavolo stiamo andando? Anna? Oh santo cielo! Perché ci stiamo? Le mie cose. Dove sono finite le mie cose? Le mie cose. È vero! Le nostre cose! Non ho io niente, Anna! Le nostre cose sono sparite quando ci siamo magicamente teletrasportati qua! Dove siamo? Non lo so! Benvenuto! Guarda là! C'è un display che dice benvenuto Mister Giuberto. Oh santo cielo, benvenuto Mister Giuberto. Sai perché? Noi non siamo Mister Giuberto. No, noi non siamo, ma questa è la zona che solo lui poteva accedere. Che diavoleria è mai questa? Che posto è? Ed io che stanotte volevo fare quel bellissimo sogno. Mi sa che stanotte la zompo. Non dormiamo. E sai cosa succederà se noi non riusciamo ad uscire da questo posto prima della mattina? Che forse lui verrà qua. E se lui verrà qua, ci scoprirà in flagrante. E allora addio a tutti i sogni di gloria, di amicizia e di fratellanza col vicinato. Torneremo nemici più di prima. E questa è tutta colpa tua. Non è colpa mia, vieni. Forza, sbrigati, non mi lasciare da solo. Che già mi sto spaventando. Altro che videoclip. Altro che videoclip con le star della musica. Altro che pollici in su che mi avrebbero lasciato là sotto. Sai come avrei fatto successo se avessi fatto il videoclip con Gianni Morandi? Ah, sarebbe stata una cosa fantastica. E invece guarda dove siamo adesso. Qua, insieme a te. Tu sei famosa. Aia, non mi picchiare. Così impari. Senti, ormai siamo qua. Tanto vale ballare. Siamo in ballo, come l'orso Balù. Quindi non ballare. Non intendevo in quel senso. Perché? Perché sono accompagnato da te? Non potevo venire qui con Mario. Appestava tutta la zona. E così o morivamo asfissiati o il signor Giuberto non scendeva più a stanarci. Sarebbe stata la salvezza in ogni caso, più o meno. Beh, in ogni caso, non possiamo fare altro che andare. Ci sono dei cartelli che dicono pericolo, pericolo, pericolo. Ok, pericolo. Allora io torno qua dentro. Fatemi entrare. Non credo che riusciremo a risalire da dove siamo arrivati. Quindi mi dispiace, principessa, ma non abbiamo altre possibilità che andare di qua, dove c'è scritto pericolo. Stammi vicino piuttosto, forza. Vai avanti tu. Sembra essere una specie di antico condotto. Oddio santo, è buio pesto. Non ti mettere davanti in quel modo, mi fai paura. Che cavolo di posto è mai questo? Guarda! Cos'è? È una specie di segreta, un dungeon. Mi ricorda qualcosa che ho già visto tempo fa, ma non riesco a capire che cosa. Anche quello mi ricorda qualcosa che ho già visto in passato. Però ho come un blocco mentale, come se fosse stato qualcosa che mi ha spaventato in passato e non riesco più a ricordarlo perché il mio cervello lo ha rimosso. Sai come quando ti fai la cacca addosso all'asilo e poi te ne scordi? Esatto, proprio così. Ti è successo, vero? Ha voglia!
In ogni caso, dobbiamo trovare il modo di uscire da qua. Che cosa ti sembrano quelle figure là fuori? A me sembrano dei robot. E il signor Giuberto che cos'è? È un robot. Un robot. Quindi questi vuoi vedere che sono una specie di... Oh, oh. Vuoi vedere che lo scienziato che ha creato il signor Giuberto non si è limitato a crearne uno solo, ma ne ha deciso di creare un intero esercito? E noi qua siamo nel laboratorio... Oh cavolo, noi siamo nel laboratorio segreto dello scienziato morto che ha creato... Anna, sei seduta sul teschio dello scienziato morto. Lo so, ma che schifo! Noi siamo nel laboratorio dello scienziato e qua ci sono tutte le sue creazioni. Ed io continuo ad essere preso dal presentimento di aver già visto queste creazioni. Mi ricordano qualcosa di horror che ho già visto in passato.